un'altra puntata di Pausa Posta che comincia e... Benvenuto. Comunista, non mi togliere la musica da sotto, che il mio spirito libero si deve esprimere bene. Eccolo là, lo so. Comunista, va bene così, grazie. Bingo! Vuoi dirne quattro alla rumorista? Cos'è? Cosa fa? Cosa fa? Ma che lo scuote? Pinuzzo, non lo puoi scuotere. Che cos'ha? Adesso va bene, bravo Pingo. Ho capito. Aspetta che faccio una cosa. Cosa fai? Che cosa c'è? Ti ho taggato. Mi taggo anch'io. L'umorista, questa era molto bella e divertente. Sì, è vero, questa era carina. Posso salutarti come fai di solito tu con me? No. Dai, fammi salutare come fai. No. E dai, Pinuzzo. No, non si può. Vabbè, allora. Dai, salutami un po' come faccio io, fammi ridere. Dai, vediamo la tua verve. Pinuzzo! Ma che hai fatto, l'uovo? No! Non si fa così, ora ti faccio vedere come si fa. Vai. Ciao! Donatello! Donatello, no! Sì, sì, no, vedi no. L'applauso. No. Vedi l'applauso come alza anche il volume. Stai diventando sordo. Allora, Pinuzzo... Chi è che batte le mani? No, sono... Dove sono? Sono sempre i soliti che stanno qua sotto. No! Ma è per modo di dire che sono qua sotto. Pinuzzo, cosa fai? È per modo di dire. Per modo di dire, dai. Cosa... Forza, vieni qui che dobbiamo leggere un sacco di letterine. Leggiamo. Poi tra l'altro abbiamo inaugurato una nuova rubrica in cui diamo... Oh, piccola! Vedi, c'è anche lei. C'è Gwendalina. Saluta Gwendalina. Non la voglio salutare mai. Dai, saluta. Non ti preoccupare, Pingo, che non la salutiamo mai. Saluta Gwendalina. No, non voglio salutarla niente. Vabbè, non la saluta. Gwendalina, fatti dare un bacio. Bella cagnolina. Mamma mia, Pinuzzo. Sì. Allora, dicevo che abbiamo inaugurato una nuova rubrica. Sì. Che è quello del... Consiglierai. Consiglierai. Sai cosa serve a dare? Aspetta, aspetta un attimo. Cosa c'è? Che aspetti? La sigla, non c'è. La sigla c'è nel momento in cui leggiamo un consiglio. Ah, ok, scusatemi. Questo è per dire che c'è consiglierai. Che cos'è? Noi diamo consigli a chi ce li chiede. Consiglierai. Consiglierai. Sì. È l'effetto numero 14, si chiama Lindlon. Rumorista, vedi un po' che cosa puoi fare, sai? Pinuzzo, leggi una lettera, va, che è meglio. Ecco, forza. Ciao, Rai Gulpo. Ciao, Rai Gulpo. Mi chiamo Michelona, ho 12 anni e mi piace guardare i vostri cartonazzi, specialmente le Winx e Tone, Miele Nazionale di Pallavolazzo, la Compagnia dei Celestinoni, eccetera, eccetera. Sono rumena, ne no, e abito in Italia da 4 anni. Mi piace molto anche Musighez. Ciao, da Michela. E poi guarda. Ma Pinuzzo, perché lei? Ci fa un fantastico fiore. Dove su ogni petalo c'è scritto Geo, Michi, Francesco Maria d'Alberto del Coubertin, sempre. Mamma mia, è incredibile! Parte in automatico ormai. Così imbarazzante. È imbarazzante. Sembra che ci sia un computer lì a fare i rumori. Nessuno immaginerebbe mai che c'è un essere umano in carne ed ossa e ci spari i capelli tanto. Guarda, poi c'è scritto Geo, Pinuzza e anche Klaus e Francesco Maria d'Alberto del Coubertin. Ma c'è scritto anche Pinuzzo. Che Pinuzzo! C'è anche Pinuzzo, che guarda, bello! Poi ci sono Tommy Cerri. Fantastico cartone animato sulla spiaggia, che bello! Che bello, brava, visto? Brava mia cara. Allora, questo è il momento consiglierai, vedi? Vuol dire che è arrivata una letterina che dobbiamo leggere e che ci chiedono un consiglio. Leggila tu, Pinuzzo, forza. Vai. Scrive Miriam da Acireale. Sì. Mia mamma non mi fa giocare ai videogiochi violenti, dove si spazza. Mi aiutate a convincere mia mamma a farmi giocare ai videogiochi violenti? Io allora. Ho 10 anni. Allora, mamma di Miriam, a giocare ai videogiochi violenti? Cosa? Si può o non si può? Allora, dipende, perché quando tu vai a comprare i videogiochi, Pinuzzo, sì. No? Sono messi all'interno di una scatola. Sì. Ecco, sul retro di quella scatola c'è scritto a chi è indicato quel gioco. Sì. Cioè, bambini, non so, al di sotto di 10 anni non lo possono utilizzare, sì. Oppure al di sotto dei 14. Sì. Quindi, in base a quelle indicazioni, tu puoi dire alla tua mamma, Miriam, se puoi giocarci oppure no, vai a controllare. Sì, si chiama Peggy, te lo può dire anche il tuo negoziante di fiducia. Sì, bravo, sì. Pinuzzo, bravo. Bene. Momento consiglierai finito, quindi va via. Ciao, sono Carlotta Nenò, vi scrivo da Chieri, provincia di Torino.
Torino. Veloce. Ho 6 anni e vi guardo tutti i giorni. Vi devo fare i complimenti perché siete molto bravi e simpaticoni. Grazie. Michele, sei molto buffazzo. Mi raccomando, cerca di mangiare meno panini, no? No. Poi ci fa un disegno dei barbapapapapapini e quelli là. Geo, anche tu sei bravissima e simpatica. A me non piacciono i barbapapapapini, voglio dire una cosa. Potete attaccare la mia letterina. Grazie. Vi voglio bene, Carlotta. Grazie, Carlotta. Ma certo che l'attacchiamo, anzi lo facciamo subito. No, Pinuzzo. Ci vuole bene. Vuole bene a Pinuzzo, vuole bene solo amiche Geo. No, anche a Pinuzzo. Saluta Carlotta, dai. No, non lo voglio salutare, no. Salutala. No, non voglio salutare niente. Pinuzzo. No, vabbè, non voglio... la saluto io. Carlotta, dove sei? Carlotta, ti voglio bene, ti mando di baci. Guarda, ora, con la tua letterina, attacco qui. E poi la questa qua, di balletti, di Pinuzzo. Ci vediamo domani. A domani.